adesso siamo in una situazione in cui al centro dell'azienda c'è un team aziendale che parte sicuro dalla squadra in campagna, quindi da chi gestisce la vigna. Ovviamente c'è Francesca che è enologa e anche l'agronoma, quindi affiancata da grandi tecnici che sono i nostri consulenti, gestisce sia la campagna che la cantina. I nostri consulenti non sono uno, e già questa qua è la bella differenza. Ogni consulente segue più o meno il suo progetto in un ambiente comunque di grande confronto. Il tavolo che c'è di là è la testimonianza di questi confronti, perché veramente ci si mette sempre intorno a quel tavolo lì e si discute del vino, di come e del perché. Questa è la parte più importante. I consulenti, c'è Beppe Caviola che ci dà una mano un po' sui rossi in generale, Federico Staderini, di cui non so se hai mai sentito parlare, ma è un altro super, a parte una persona fantastica. Lui ci dà una mano sul pino nero in rosso, che non era stato fatto ancora qui a Cigognola. Nicolà Secondè è un altro personaggio da tenere da conto, perché lui, secondo me, grazie anche a lui il metodo classico sta facendo da così a così, soprattutto fatidando i miei amici. Nicola Secondè è la sua famiglia, è una delle famiglie che ha il contratto da conferitore di uva da Krug più antico, e poi li gestiscono anche, non so, da 150 anni gestiscono le presse a Krug, a Dambonè, eccetera. Lui ci ha insegnato a gestire la pressa ed è un cambiamento, ti apre proprio a orizzonti, cose. Ecco lì anche una cosa molto importante: lui ragiona sul prodotto finito, cioè io voglio sapere qual è il mio obiettivo. Se io dico che il mio obiettivo è questo qui, io devo fare in principio tutta la strada che mi consente di arrivare lì, ma io so già dove voglio arrivare. Questa cosa qua sembrano scontate, queste cose qua, in realtà, come al solito, non lo sono, e per farle ci vuole tanta energia e tanta concentrazione. Questa è un po' la cosa: poca tecnologia e tanta tecnica, quindi tanto confronto, tante teste, tanto ragionamento, a partire dalla squadra in campagna fino ad arrivare alla scelta di qualsiasi cosa. Sempre confronto, sempre prova. Insieme agli altri consulenti c'è anche Giovanni Bigot, che è un agronomo. Lui ha studiato e ha creato il suo indice, l'indice Bigot, che è un indice fatto di 9 parametri, un'equazione che ti dà la valutazione del vigneto. Io alle fiere sono stato tante volte, immagino anche tu, io ho sempre detto che il vino si faceva in vigna. L'ho sempre detto, ah sì, il vino si fa in vigna, ma tu quante volte hai sentito dire? Innumerevoli. Con questo indice qua si dice, bene, ok, tu lo fai in vigna, quale vigna? Questa qua, vediamo che voto, che indice ha. Il massimo è 100, che vinca il migliore. Che vinca il migliore significa trattarla bene. Noi praticamente siamo in regime biologico, c'è una grande cura. Il patrimonio è la vigna. Ovviamente più la tratti bene e più sei rispettoso della pianta, più lei vive, ed è anche un tuo interesse. Bisogna cambiare tante. Noi abbiamo cambiato tante cose nella gestione della vigna, ma veramente tanto. Intanto anche qui altra parola magica, attenzione, si traduce in monitoraggio. Noi tutti quanti abbiamo l'applicazione di Giovanni nel telefonino, che ti permette di monitorare costantemente la vigna. Se adesso io e te andassimo a fare un giro per le campagne, potremmo fare delle osservazioni sulla fenologia, a che punto sono i germogli,
quante foglie si sono sviluppate, io scrivo dentro tutto quanto e ho una fotografia costante di quello che succede in me niente. Questa la fenologia è un po' come appare la mente, però prova a pensare quando hai delle malattie, la becchi subito, e se la becchi subito entri subito, ma quando entri subito vai capillare, cioè vai mirato, non dai l'altra, chiamiamola medicina, a tutto quanto il tuo vigneto. È tante operazioni che rispettano il suolo, quindi piantare il sovescio, dare energia. La situazione è di super confronto, che tra l'altro fa crescere anche la squadra aziendale, il team aziendale, è lì anche un altro importante concetto: se cresce il team aziendale, cresce l'azienda e crescono i mini. E questo è importantissimo, cioè al centro c'è comunque l'uomo come fautore anche del vino, cioè chi è che fa il vino? Sì, la vigna, ok, ma chi è che cura la vigna? Come, perché? Certo. Accompagnare un'uva durante la sua maturazione, la vite durante la sua vita, durante l'anno, e poi il vino quando arriva in cantina, c'è sempre dietro qualche manina, ma sopra dietro alla mano c'è la testa. Di Barbera e volevamo fare il passaggio a Pino Nero, quindi abbiamo deciso di fare questo sovrainnesto Gemma, che di base è stato ha recuperato la pianta, ha recuperato il ceppo e entra in produzione già nel primo anno al 50%. Abbiamo fatto un innesto Gemma in cui abbiamo inserito una gemma di Pino Nero all'interno del tronco che ha attecchito perfettamente, quindi come puoi vedere in tutto il vigneto comunque ha funzionato molto bene, e da questa parte qua inizieremo a ricostruire la pianta, che non sarà una barbatella che non darà qualità subito, ma sarà subito una pianta che ha i suoi 15 anni come appunto il ceppo madre. E questa è la prima fase di allevamento di potatura, nel quale il capofrutto è stato creato in questa zona per avere la prima produzione del 50%, e invece abbiamo le due gemme principali che saranno gli speroni di rinnovo per la costruzione proprio della pianta a sé stante. E il risultato è stato molto buono, quindi siamo decisamente contenti, per cui questa prova sarà anche sviluppata sugli altri vigneti. Adesso stiamo cercando anche di recuperare dei vigneti che sono stati un pochino, diciamo, abbandonati, e lo faremo tramite questa tecnica, così da non dover spiantare e rifare il tutto. E quindi niente, è un bel progetto, siamo contenti, vediamo un attimino.